Senti, Fugo, fuori c'è una giornata stupenda. Non voglio studiare tutto il giorno. Oggi non mi va Scusi l'attesa. Ecco la proprio. sua torta di fragole. La Ascolta, positivo. Narancia. Come Tu desidera. sei davvero bravo. Non è da tutti ammettere di non andare molto bene a scuola e chiedere di essere aiutato per i compiti. In più, hai anche già imparato le tabelline. Se continuerai in questo modo, ce la farai sicuramente. Forza. Quanto fa 6 per 5? 6 per 5, allora 6 e 5, 30. Esatto! Hai visto che ne sei in grado anche tu? Praticamente sei già a metà strada. Davvero? 6 per 5 fa 30, bene. Ehi, ma che cazzo è questa roba? È una torta di fragole, no? Grazie mille, Fugo, ma ci vedo anch'io! Lo vedo che non è una torta al cioccolato e neanche una cheesecake, però non è questo il punto! Ci sono quattro fette! Ma che c'è? Mi volete morto? Ancora con questa storia? Idiota! Scegliere una cosa tra quattro porta solo male! Scegliere tra cinque può andare bene! Anche scegliere tra tre può andare bene! Ma se si sceglie tra quattro alternative, succede qualcosa di brutto! Ad esempio, quando ero piccolo, un bambino si scelse un gatto da una cucciolata di quattro di un vicino. E indovina un po', quel gatto lo graffiò ad un occhio, accecando quel povero bambino. Ovviamente poi quel gatto fu ammazzato di botte. Ti dico che è solo una superstizione. Ragiona un po', se si prende una fetta a testa da una torta, qualcuno finirà sempre per scegliere tra È quattro. proprio quello il punto! Un ristorante dovrebbe servire la torta tre fette per volta! Ma ovviamente qui fa schifo! Santo cielo, allora non mangiarla. Ma io voglio mangiare quella torta di Ci fragole! sono riuscito! Guarda, Fugo, che ne dici? Ce l'hai fatta? Fammi vedere. Cos'è questo? È giusto, vero? Sotto specie di mostro ho detto! Mi prendi per il culo, bastardo? Quante volte devo rispiegarti le cose, idiota? Muori, pezzo di merda! Si è incazzato Senti, ancora Fugo, una per 6 volta. fa 30, come fa questa Ehi, fottuta di abbacchio, cappella a quella fare torta lì, meno hai di intenzione 30? di mangiarla o lasciarla? Cosa hai detto? Mi hai chiamato pezzo di merda. Non è bello insultare le persone. Ora, Fugo, mi è venuta tanta voglia di ammazzarti. Bastardo! Che state combinando, razza di idioti? Si sentono le vostre voci dall'ingresso. State disturbando gli altri clienti. Vi ho portato il nuovo membro di cui vi parlavo ieri. Vi presento Giorno Giovanna. Mi chiamo Giorno Giovanna. È un piacere conoscervi. Mi dispiace, Fugo. Non è niente. Scusami tu, Narancia. Senti, questa volta studio seriamente, giuro. Per favore, continua a spiegare. Aprite bene le orecchie. Sono stato io a portarlo qui, quindi presentatevi per Signor bene. Bucciarati, Oh, che succede? c'è una telefonata per lei. Ah, capisco. Mentre sono via, comportatevi da persone educate e presentatevi a Giorno, chiaro? Giorno, torno subito. Approfittatene per conoscervi un po' meglio. Sì, d'accordo. Hai detto che il tuo nome è Giorno, vero? Non startene lì impalato, siediti. Facciamo due Signor chiacchiere davanti a Bucciarati, un buon tè. grazie. Sono Bucciarati. Ho capito. È successo qualcosa? No. Bucciarati, Bucciarati, posso disturbarti? Ah, signora Menini, che sorpresa. Cos'è successo? Avrei bisogno di chiederti una cosa. Puoi venire fuori a parlare? Arrivo subito. Avanti, bevi. Oh. Quanti anni hai? Ne ho 15. 15 anni, eh? Tu hai 2 anni in meno di me, sai? Grazie per il tè. Ti prende? Ti ho versato il tè e mi hai anche ringraziato. Allora dimmi perché non lo bevi? Forse non ti piace perché magari è un po' troppo tiepido?
O c'è qualcosa che non va? Magari non beve perché non vuole essere dei nostri. Cosa state facendo? Niente, non preoccuparti. Mi hanno soltanto fatto il piacere di versarmi un po' di buon tè. Non ci credo! Ehi, voi, ma che cosa? Che schifo! L'hai bevuto tutto! ma hai bevuto sul serio? Questa sì che è bella! No, non può aver bevuto! Avanti, forza! Dove l'hai nascosto? Oh, su, ti prego, dillo a me! Avanti! Chissà... Anche voi volete tenere segreti i vostri poteri, non è vero? È un portatore di stand. Ho interamente prosciugato il liquido contenuto nella tazza trasformando il mio dente in una medusa, che è composta al 98% da acqua. Apri la bocca, mica c'è un buco dentro. Sposta gli oggetti. Non so proprio cosa aspettarmi da questo giorno, Giovanna. Ma sembra che tutti si accorgano del talento di cui è dotato. Allora vi dirò il mio. Sei una persona cauta, eh? Lo rispetto. Ma Bucciarati sa qual è il tuo potere? Beh, ecco... Non si può dire che siamo una squadra, ma poco importa. È arrivato il momento. Dobbiamo sbrigarci ad agire. Basta così. Adesso dobbiamo uscire. Eh? Dove andiamo? Seguitemi e lo scoprirete, forza.